Dialogando, domande all'origine del pensiero. Che cos'è la scienza prima per Aristotele e di che cosa si occupa? L'espressione che lei ha scelto è perfetta, perché Aristotele parla di una scienza prima o anche di una filosofia prima. In lui filosofia e scienza hanno sostanzialmente lo stesso significato. Ci sono molte scienze o molte filosofie, che vuol dire molte forme di conoscenza, conoscenza delle cause. Per Aristotele la scienza o la filosofia non è una conoscenza qualsiasi, è la conoscenza della causa. Noi possiamo conoscere una cosa o un fatto, Aristotele dice il che, cioè il darsi di qualche cosa, e questo è l'inizio, è il primo grado di conoscenza che noi possiamo avere, ma poi di questo che, di questo dato, noi cerchiamo il perché, cerchiamo la causa, la spiegazione. E conoscere la causa vuol dire avere scienza, quindi avere una conoscenza ulteriore e più profonda rispetto alla semplice conoscenza sensibile. Forse è il caso di precisare che la parola causa o la nozione di causa in Aristotele ha un significato molto più ampio di quello che ha per noi. Per noi la causa di qualche cosa è un oggetto o un evento che produce un oggetto o un evento successivo. Io esco, prendo freddo, il freddo è causa del mio raffreddore. Allora, questa è la causa, un fatto particolare a cui segue un altro fatto che è il mio raffreddore. Questo per Aristotele è solo un tipo molto particolare di causa. Per lui è causa qualunque tipo di spiegazione. Chiedersi per esempio di che cosa è fatta una cosa è quello che lui chiama la causa materiale. Oppure chiedersi perché una cosa è fatta in un certo modo è quella che lui chiama la causa formale. O chiedersi perché accade un evento, un'azione, un processo compiuto da un essere intelligente o comunque da un essere vivente, questo è chiedersi la causa finale. Oppure chiedersi che cosa ha determinato un fatto, che cosa, per così dire, lo ha messo in movimento, questa è la causa motrice o efficiente. Ecco, ogni scienza ricerca cause. Ma le cause a loro volta possono avere altre cause, possono dipendere da altre. C'è, secondo Aristotele, in ogni tipo di causa, sia quella materiale, sia quella formale, tutte le cause, c'è una specie di catena, una serie di cause dipendenti l'una dall'altra, e ciascuna di queste serie culmina in quelle che lui chiama le cause prime. Prendiamo l'esempio della materia. Io dico, non so, questa sedia è fatta di legno, il legno è fatto di terra. Ecco, la terra, secondo Aristotele, è uno dei quattro elementi fondamentali: terra, aria, acqua e fuoco, e queste sono le cause prime nell'ordine delle cause materiali. Ma se io mi domando poi, qual è il fine per cui un uomo compie una certa azione per raggiungere un certo risultato, ma perché vuole raggiungere quel risultato? Perché ha degli interessi? Alla fine tutto culmina nella ricerca della felicità. Uno agisce perché vuole raggiungere la felicità. Ecco che allora la felicità è la causa prima nell'ordine delle cause finali. Quindi in ogni ordine, in ogni genere di cause, c'è una causa prima, la scienza che giunge a conoscere le cause prime in ciascuno di questi generi, quindi la scienza che raggiunge quelle che noi potremmo chiamare anche le spiegazioni ultime dei fenomeni, questa è la filosofia prima o la scienza prima, che corrisponde a quella che poi è stata chiamata
la metafisica, che è il titolo di un'opera di Aristotele, ma che non ha scelto Aristotele, è stato messo così dagli editori, ma di solito per metafisica, almeno se la si intende nel senso di Aristotele, si intende la filosofia prima o la scienza prima, vale a dire quella che riesce a conoscere le cause prime dell'intera realtà.